È finita, inizieranno tutte così le live. Vabbè, no, è finita. Io che mi abbonavo e che cerco di spiegare. No, potremmo fare insieme la reaction a Mirko, al servizio di Mirko Scarcella, che l'aveva iniziata sabato. Ah, quando è che esce l'evoluzione di quel servizio? Non lo so, ieri ho Ma gli parlato hanno con. fatto un film, gli hanno fatto. Sì, ieri ho parlato con Marra, grazie Andrea. Grazie Il mille. rapper? No, no, Marra, Mister Marra, grazie il mio cuore, il vostro. Grazie per i 2 mesi. E mi ha detto che volevano. Ah, cioè, anche loro hanno provato a contattarlo, ma non credo che vada. Credo che si nasconda per sempre. Per cui. Eh sì, ora soprattutto. Ma te ne parlo anche. Beh, tu sei stato quasi. Hai quasi lanciato la moda di smascherare i social media manager. Infatti, Ma non facendolo apposta. vabbè, ma i grandi artisti è così che fanno. Però quando mai si è sentito parlare di social media manager e quando mai non si sapeva che sono tutti uguali comunque. È proprio una categoria umana. Ma sì, hanno lo stesso albo delle risposte. Ma non è vero, ah, cioè, anche quelli di, cioè, tu vedi ad esempio, ti faccio un esempio, quelli di Ninja Analytics che sono italiani a me sembrano super professionali. Ma non sono social media manager. No, però secondo me il social media manager, come dicevo l'altra volta, non può essere anche un frontman. Lui sembrava la Johnny Depp dei poveri. Cioè il libro, la promozione, il viaggio nel jet privato. Sì, lo fai nel tuo Instagram per te, ma non puoi puntare a avere clienti perché, oddio, lo voglio, lo voglio, lo Ma voglio. invece è proprio il bait per i più sprovveduti dire non ah, questo è bravo a far diventare la gente, ma guarda lui come è diventato bravo, cioè come è diventato famoso. Quindi tutti vogliono fare la sua vita, quindi lui va sul jet. No, Bla bla bla.